Cosa c'è? Ehi, ti dispiace avermi incontrata? È la cosa più bella che mi sia mai capitata. Siamo allo scandalo della banca. So che anche i muri hanno occhi. Sì, e anche orecchie. Ma non per noi, è stata tranquilla. È per 169 milioni di dollari che sono comparsi improvvisamente sul tuo conto poco prima che uscissi dalla banca. Te l'ha detto il tuo finanziatore o fidanzato? Che diavolo è che potresti finire in prigione per molto tempo per quello che fai? E per cosa? Perché ti scopo? Ma tu lo sai chi è quel tizio? Certo, certo, lo so. Lo conosco bene. Tu fai la tua parte senza fare domande e io farò la mia, va bene? Hai paura? Il mio finanziatore non sbaglia. Non ha mai sbagliato. E io sono brava. Sono molto brava. Chiunque sbaglia, prima o poi. Avrebbe potuto sbagliare altre volte. Hai paura? L'hai detto tu. Non hai nessuno da amare. E neanche niente da mettere. È terribile. Ho detto questo. Sai, è buffo come... di amore e vestiti se ne abbia sempre una quantità troppo scarsa. Che ne pensi? È della Tosca? Direi che sembri una puttana da strada. Una puttana da strada. Virginia, sai dov'è? Dov'ero questa mattina? In un locale giapponese che si chiama Lexus Club. No. È un bordello, non dovresti farti vedere là. E tantomeno vestita in quel modo. Sì, sì, ma ci sono abituata. Sai, io... ecco, io faccio la squillo. A volte sono una da 1500 dollari a notte, capisci? E lo faccio per ragioni strettamente economiche. È la banca che... No, anche se il mio capo avrebbe voluto, comunque. Ho avuto qualche problema ultimamente. Ho un cliente che pensa di essersi innamorato di me. Io penso di amare la sua ex moglie. O la sua vittima, chiunque essa sia. E ora questo vecchio cliente ha deciso che vuole fare di me... diciamo la sua pupilla. Sul serio? Te lo puoi scordare, bella. Lui lo dice a tutte. È l'unica cosa che hai da dirmi? Virginia, Bruno, è disgustoso. Tu devi allontanarti da lui, anche se, voglio dire... lui continuerà a farti del male, Virginia. Devi lasciarlo. Non mi importa se andrai in Cina o se verrai con me. Basta che ti allontani da lui. Lascia che lavi lui i suoi fottuti panni sporchi per una volta. Virginia, non mi toccare. Ma come hai potuto? Come hai potuto scopare con me, con mio marito? Che razza di donna sei? Mi fai venire il vomito. È talmente disgustoso. Oddio. Due biglietti. Io parto stanotte all'una meno cinque per Guadalajara. E voglio che tu venga con me. Voglio che tu venga con me.
Virginia, ti prego. No, no, non posso. Sì, che non posso. Puoi.